Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di un argomento di cui avete spesso chiesto notizia e informazioni. Stiamo parlando del sommatore audio. È ormai presente in tantissimi home recording studios. Serve a superare alcune mancanze che rendono il mix in the box differente dal mix su un vero e proprio banco mixer analogico. Infatti la DAW, essendo essa stessa una piattaforma digitale, dove primeggia quindi la precisione e la perfezione su cui manipoliamo i segnali audio, mancano di alcune particolari e peculiari caratteristiche. Ma proprio quelle piccole imperfezioni derivate dal mondo analogico creano una magia. È un termine poco scientifico, lo capisco, ma per ora atto a dare un'idea di cosa accade su un mixer reale. Ma cosa è che piace tanto ai fonici e che si ostinano a lavorare sui banchi mixer e ad utilizzare outboard analogico? Un'altra domanda che spesso mi viene rivolta su Facebook è: il costo del sommatore dà effettivamente un vantaggio sul mio mix pari alla qualità che effettivamente viene raggiunta? Ossia, conviene comprare un sommatore? Iniziamo il discorso dalla DAW. Generalmente quando si registrano diverse tracce e poi vengono assommate al bus master, gli algoritmi di somma cercano di correggere alcuni errori di fase presenti nelle tracce singole. Non possono calcolare quindi le infinite variazioni elettriche di un circuito analogico sollecitato proprio in questo processo. Questo fa sì che sicuramente saremo in grado di fare un buon mix, certo, stampare e vendere i nostri album anche senza un sommatore. Ma quando poi ascoltiamo i mix e i master dei big, sentiamo quella profondità e tridimensionalità che non riusciamo ad ottenere in digitale. Il comportamento elettrico di un mixer è molto particolare e si differenzia da mixer a mixer. Cosa rende un mixer analogico unico? Quello che spesso si sente in giro è che il mixer è più caldo. Il suono sommato è più tridimensionale e profondo. Il timbro, invece, tipico di ogni mixer, sarà differente da mixer a mixer e sarà più o meno caldo, ma la tridimensionalità e la profondità sono caratteristiche che si vengono a creare grazie ai problemi di fase che le tracce audio creano nel momento in cui si sommano alcune frequenze. Questo fattore è impossibile da ricreare fedelmente in digitale. Ci sono sistemi di emulazione, certo, anche molto validi, ma non sono esattamente la stessa cosa. Studio One stesso possiede una tecnologia chiamata CTC One e MixFX, che abbiamo già visto in altri tutorial, che emula queste caratteristiche molto bene, ma a discapito di un peso sulla CPU estremamente notevole. Ritornando sul discorso analogico, alcuni mixer hanno una caratteristica fastidiosa di far risuonare alcuna porzione di segnale anche nel canale adiacente. In gergo questo fenomeno si chiama crosstalk ed aumenta il fenomeno delle fasi sovrapposte. I trasformatori del mixer inoltre inseriscono un noise sempre caratteristico e a volte interessante, senza contare che il mixer reale non ha tutti i canali elettricamente identici. Nei mixer professionali, inoltre, le caratteristiche sviluppate fanno anche molta fatica ad essere convertite dal DAC non professionale e quindi elaborate correttamente dalla DAW. Non a caso negli studi dove vengono utilizzati questi mixer, SSL o NIV ad esempio, vengono utilizzati anche convertitori in grado di sopportare dinamiche oltre i 120 dB. Ovviamente stiamo parlando di casi limite. Uno, l'home recording con la scheda audio semi pro, l'altro uno studio pro come Abbey Road, Universal, Capitol, eccetera eccetera. Esiste ovviamente una via di mezzo nella quale ci possiamo muovere per rendere i nostri mix più professionali di quelli ottenibili, come dicevo prima, con il solo mix in the box, attraverso quindi l'uso di un sommatore analogico. Come possiamo quindi ottenere un effetto di tridimensionalità e profondità elettrica migliore di quello emulato? La soluzione è simulare quello che accade negli studi professionali, ossia uscire dalla DAW con tutti i canali possibili, attraverso le schede di conversione quindi, o utilizzando tutte le uscite della scheda audio,
oppure implementare la scheda audio stessa con un convertitore aggiuntivo ed avere quindi più out a disposizione. Una volta usciti con tanti cavi dalla nostra scheda audio o dal convertitore, dovremo portare questi segnali all'interno del mixer reale. Sembra facile, ma dove potremmo posizionare un mixer vero nella nostra cameretta o nello studio home? Senza contare i problemi di spazio, avremo sicuramente anche problemi di alimentazione elettrica, considerando che un mixer professionale si porta via diversi kilowatt. La soluzione è quindi il sommatore, ossia uno strumento che elettricamente è costruito per simulare solo lo stadio di somma dei canali del mixer. Somma quindi i segnali audio in formato elettrico e non matematico, ricreando quindi l'effetto tridimensionale tanto ambito. Nel mio studio sto utilizzando una scheda audio RM UFX Plus che già possiede 12 out analogici, ma che ho espanso con un convertitore Ferrofish A16 Mark II per disporre quindi di altri 16 out analogici. In questo modo ho potuto utilizzare le connessioni ADAT per portare 16 canali a 48 kHz 24 bit all'interno del convertitore Ferrofish, oppure collegare il convertitore alla UFX Plus attraverso la connessione MADI e disporre sempre di 16 canali ma a 96 kHz o a 192 kHz. Lavorare 48-96 kHz sarà oggetto di un altro tutorial dove scopriremo le differenze di questi files e come vengono gestiti all'interno della DAW. Al momento collegherò in MADI il convertitore e utilizzerò le tracce audio stems del mio mix a 96 kHz come normalmente faccio. Il sommatore può essere di due tipi fondamentalmente: un sommatore passivo, ossia un circuito non alimentato ma che somma elettricamente i segnali in ingresso che arrivano dal convertitore. Semplice da costruire, ce ne sono tantissimi di schemi in giro per la rete, o prenderlo già realizzato. O un sommatore attivo, in cui la circuitazione di somma viene alimentata e processata sempre elettricamente all'interno di un preamplificatore analogico che ne colora la somma proprio come farebbe un mixer reale. Per i miei test utilizzo un sommatore analogico Vintage Maker progettato da Paul Taylor e costruito secondo le mie specifiche, in grado quindi di ricevere il segnale analogico da 24 ingressi mono e sommarlo in una uscita stereo. In questo percorso posso decidere se utilizzare la somma passiva o attiva, o attivare anche il circuito di somma Neumann costruita utilizzando proprio il circuito di somma e preamplificazione di un mixer vintage degli anni 80 costruito dalla Neumann, in cui ho scelto, in particolare, solo una delle tre versioni realizzate nel tempo. Vedremo poi il perché. Ovviamente Paul mette a disposizione del cliente anche altri stadi di somma, sempre vintage, come il Filtek o il Lavo, che danno altre caratteristiche timbriche al mix. La comodità di scegliere Vintage Maker, quindi lavorare con Paul, è quella di poter dialogare con lui direttamente e farsi fare il sommatore su misura, come da un sarto. Nella mia versione ho inoltre richiesto la possibilità di avere il canale 1 e 2 monoselezionabili in base all'esigenza del mix, e due insert sul master sempre analogici dove poter inserire l'outboard esterno come il mio compressore JGR VC4 o un optocompressor come il Maselec MLA2. Per evitare di avere tonnellate di cavi jack, ho fatto fare a Paul degli ingressi di B25 sul retro e quindi infine il logo del mio studio sul frontale per regalarmi un po' di soddisfazione puramente ludica. Nelle prossime settimane vedremo come collegare il sommatore, come misurarlo e testarlo e come utilizzarlo all'interno dei nostri mix e delle nostre produzioni. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione. Ciao, a presto!